Bona vesperon. Bonan vesperum al civi. Io Buon ho vesperon, Giuliano. fatto i compiti, eh? Buone, buone, buone. Che voleghe, che voleghe. Mi ha aiutato un pochettino il traduttore, ma più della metà ho fatto da solo. Dove usis la traduchisto? No. Usis la traduchisto. Ah, ok. Traducisto. Chi estis la traducisto? Chi estis la traducisto? Il traduttore, quello che traduce per mestiere, come si chiama? Ah, Il traduttore, il yes. traduchista. Se traducisto estas homo, mine usis homon. Traducisto estas homo, kiu traducas. Sed vi ne usis homon, mi opinias. Ok. Vi usis apparato. Yes. Bene, bene, bene. Do. La lasta fraso, la lastan frason kiun ni usis estis. Le tue sorelline chiacchieravano allegramente ad alta voce, ma quando mi videro tacquero. Sed mi bone memoras estis Denis, kiu faris la tradukon. Denis, ci volas diri denove la vian tradukon? Le tue sorelline chiacchieravano allegramente ad alta voce, ma quando mi videro tacquero. Le tue? Le tue sorelline chiacchieravano allegramente ad alta voce, ma quando mi videro tacquero. Già fatto? Yes. Sì, era quella che avevamo fatto la penultima frase, effettivamente. Last poie. Aspetta, Bonan vesperon aspetta. al Un vespero civi. Anita. Ciao. Hai ragione. Allora, Schiavo. viai fratinetui babilis gioie, no, Yes, gioie, yes. laude, sed quiam ili vidis min silentis. Bene. Giuliano, i bambini quanto più sono piccoli, tanto più hanno bisogno delle cure del Anita. genitore. Mi jam vidis che vi traducisci, mi volas audi Giuliano. Ah, ok, questa ancora ce l'ho scritta, me la ritrovo. Vediamo se so leggere quello che ho scritto, così. La infanui, ju pli estas malgrandai, des pli ili besonas. Io poi qui c'erano due versioni, io ne ho messa una, però dimmi tu. Gepatroin zorgon. Va E bene. hanno bisogno delle cure dei genitori. Sì. Diciamo che in italiano noi mettiamo hanno bisogno delle cure, hanno bisogno di. In esperanto aver bisogno regge l'accusativo, sarebbe abbisognare. Quindi tanto più despli ili besonas zorgoin, perché stiamo parlando delle cure al Ah, plurale. ok, zorgoin. Possiamo adesso utilizzare o un aggettivo gepatrain, cioè genitoriali, oppure della gepatroi, come preferite. Quindi ili besonas zorgoin della gepatroi, oppure ili besonas gepatrain zorgoin, come preferite. Ah, ok. Vi è chiaro il discorso? Perché quando utilizziamo un complemento di Yes. specificazione possiamo utilizzare anche l'aggettivo, non ci sono regole fisse, si può sempre fare come. Sono molte strade che portano a Roma in questa lingua, però è sempre estremamente rigoroso, quindi non ci possono essere equivoci. Allora, Dennis, vabbè, io so già che Anita l'ha tradotta correttamente, e
Dennis, tu l'avevi tradotta questa frase? Quella dei bambini? Sì. Sì. Dilla per favore. La infanui, you pli estai malgrandai, des pli Estas, idibes estas, estas, estas malgrande. estas, yes, Malgrande. malgrandai, des pli ili bezonas zorgoin Zorgoin, yes. gepatroin. Dela gepatroi. Zorgoin, dela gepatroi. Oppure gepatrain, zorgoin. Perché dei Ah, genitori diventa un aggettivo, capito? Quindi altrimenti non si Gepatrain. capisce. Se non metti l'aggettivo non si capisce che è la specificazione di chi sono queste cure, in sostanza. Va bene, Anita, dillo anche tu e poi andiamo avanti. Yes, la infanoi ju pli estas malgrandaj, des pli bezonas zorgojn de la gepatroj. Mine uzas ili bezonas. Ne gravas, char vi iam diris la subiecto. In quel felice paese la volta del cielo è sempre azzurra. Giuliano, vai. En tiu felicia lando, la volbo della cielo estas ciam blua. Sì, voi avete visto anche Anita ha scritto Volvo, però diciamo che è sicuramente corretto, per carità, la volta in senso architetturale, ma si può anche dire arcaico, se vogliamo fare un discorso, diciamo, tipo architettonico. Arco, arcaico è una, diciamo, una dimensione, diciamo, concreta per indicare qualcosa che ha una dimensione architetturale, altrimenti volta, come sapete, questa volta, l'altra volta si dice foio. Denis e Anita, se vi volasse anche udire la frason, Denis, in quel felice paese la volta del cielo è sempre azzurra. En tiu felicia lando, la volvo della cielo estas iam. Ciam, ciam, sempre ciam. Per dire ogni si dice ci, questo è il correlativo. Ciam. Blua. Sì, yes. Anita, dilla anche tu, so che l'hai già scritta, che l'hai scritta bene, quindi dilla. Ho tradotto poco fa, mi tradukis, vabbè. Ah, puoi dirlo poco fa. Yes, poco fa. Malmute, malmute da tempo antau. Manute. Fa si dice antau, cioè, Yes. quindi prima, no? Fa si dice, quindi antau, malmute da tempo. Quindi Antau, poco tempo malmute. fa, da tempo, perché vi ricordate il complemento diciamo, di quantità, dopo l'avverbio si mette il Yes. da, e poi la quantità. Malmute da tempo. Poco tempo. Mi parolas en itala lingvo. Itala. È l'unico modo, Maurizio, per tradurre poco fa? Beh, a me mi viene da tradurlo così, non lo so. Onestamente non ho Ok. pensato a molto altro, perché Mi devi dire. demandas, mi Perché noi demandas. diciamo poco, ma poco, diciamo, tu dici poco fa, ma sottintendi tempo. In esperanto lo devi dire che cosa vuoi. Magari in italiano lo capiamo poco fa, però in esperanto devi dire che stai parlando di tempo, perché sennò non si capisce, secondo me, ecco. Yes. In tiu felicia villaggio la volbo della cielo estas ciam blua. Tu hai tradotto villaggio, paese, quindi Yes. hai inteso Lando. paese come noi diciamo
paesello, una roba del genere. Yes. E invece ho visto che Giuliano Lando. e Giannis hanno tradotto Lando. In questo caso paese, diciamo, è una località, insomma, un posto, diciamo, di dimensioni indefinite che possiamo essere, considerare una terra, diciamo, quella terra felice, sarebbe dicendo quell'intera filosofia. Sì, Bene. Minezis. No, 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 tu l'hai intesa in questa maniera, va benissimo, non c'è nessun problema. Yes, ma Febbraio. Sid, perdono, Arcagio, 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 perché è Arcagio. arco più ash, il suffisso del quale alle Yes, ingresse, yes, vi yes, yes. ricordate? Maurizio, solo che da quello che ho capito è più relativo a una volta architettonica, Eh certo, giusto? sì, è vero, Ma si è potrebbe vero. usare anche per la volta del cielo? Beh, in un certo senso, in un certo senso, secondo me, la volta del cielo, per come la penso io, ha un aspetto effettivamente architetturale, perché io, cioè, comunque, adesso questo, in questo È un volo contesto, pindarico. non è il caso di parlarne. Allora, febbraio ha soltanto 28 giorni e 20, 29 negli anni bisestili. Vai, Giuliano. Februaro, Havas Nur, Dudek Ok, Tagoin, Kain, Bravo. Dud, no. Yes, bravo, ho detto bravo. Tagoin, Kain. Dudek nau e la superiaroi. Giuliano, sei diventato 10 e lode Guarda, praticamente. questo ho usato il traduttore solo per Mi superiaroi che non mi ricordavo, il resto l'ho fatto tutto da solo. Cioè, pure l'accusativo ci ho messo. hai messo pure l'accusa incredibile. E io non ho capito, Anita, nella traduzione che hai messo, perché hai messo, prima hai messo il distributivo e poi hai messo l'ordinale. Boh, che c'è? Questo devi mettere soltanto il numero, punto e basta. Dudek ok e Dudek now, punto e, non devi mettere altro perché è soltanto un numero. Se tu dici Dudek now, dici 29esimo. Dudek now è l'ordinale, il Yes. 29esimo. E Dudek okka, Dudek o copa, come cavolo hai scritto, mo, significa, ma praticamente significa a 28esimi giorni alla volta, cioè, capito? È un distributivo, non c'entra niente in questo tipo di occasione. Va bene, Dennis e Anita, se volete ripetere questa frase, poi andiamo nel prossimo capitolo. Dennis? Sono qua, scusa. Febbraio Sì. ha soltanto 28 giorni e poi? 29 negli anni bisestili. Febbraio, Havas, Nur, Dudek, Ok, Tagoin. Dudek now è la superiaro. Scusami, Dennis, è 29 negli anni bisestili. Ah, Kai, Dudek now. Ella la superiaroi. Benissimo. Anita, dillo anche tu, visto che l'hai sbagliata nella cosa, quindi così Yes, ricordi. yes. Februaro avas nur dudek hoc tagoin kai dudek nau en la superiaroi. Mine usis l'articolo. L'articolon, bene, usis articolo. L'articolon, mine No, ma usis. vine besonas usi articolon e chiami parolas. Vine devas diri chi è in itala lingua l'articolo. Vi devas diri articolon, sufficiente. Articolon, yes. Babbo. L'apostrofo italiano, non c'è speranza. Va bene. Yes. Adesso ci occupiamo del verbo nella forma passiva che abbiamo fatto la parte, diciamo, di conversazione di Scilagi e diciamo che nella forma passiva dobbiamo utilizzare il participio passato. Il participio passato, come d'altronde anche in italiano,
si forma col suffisso at, it, ot. Quindi at per il presente, ami vuol dire amare, amata vuol dire amato, it per il passato, amita che è stata amata e, o che è stato amato, amota è il futuro, quindi che sarà amato. E ovviamente la desinenza finale ha, come avete sentito, perché è la desinenza dell'aggettivo. Quindi se dobbiamo dire, se possiamo utilizzare il verbo scrivere, scrivi, avremo scribata che viene scritto, scribita che era o fu o è stato scritto, scribota che verrà scritto. E anche qui queste voci si declinano come aggettivi al plurale e anche all'occasativo. E possono assumere le resistenze di sostantivo dell'avverbio e anche essere resi femminili col suffisso in. Quindi scribito è ciò che fu scritto, scribite essendo stato scritto perché vedete al passato, amato è amato o è invece amatino è amata. La preposizione da che indica il complemento di agente di una proposizione passiva si traduce con de. Quindi questa aiuola è stata coperta di sabbia da un ragazzino. Tiu ci bedo, aiuola si dice bedo, ricordatelo, è stata scovrita per sablo de knabeto. Quindi è stata coperta di sabbia, è stata scovrita, quindi è stata coperta al passato perché ne è stata scovrata, non sta venendo coperta adesso, ma è stata già coperta per sablo, con la sabbia, de knabeto, il complemento di agente che in italiano viene tradotto con da, in esperanto si traduce con de. Quindi tiu ci bedo, questa aiuola, esta scovrita per sablo de knabeto. Quella casa sarà costruita dal mio amico. Tiu domo esto scostruata de mia amico. Quindi sarà quella cosa che è costruita dal mio amico. Tiu domo estos construata de mia amico. Construi significa costruire, construata è ciò che viene costruito adesso, costruita è ciò che è già stato costruito, costruota è ciò che sarà costruito. Questa tavola viene costruita, è stata costruita col metallo. Tiu ci tablo estas construata per metallo. Quindi questa tavola sta venendo costruita adesso, cioè quando, nel momento in cui viene assemblata si dice estas construata, perché quando ce l'avete a casa estas costruita, cioè ciò che è stato costruito per metallo, con il metallo. Scusa, perdono Maurizio, quindi non è che sempre si mette l'ausiliare, cioè quindi il verbo essere. No, beh, per forza devi mettere il verbo, no, perché... no, aspetta, fammi finire la domanda, perdono. Non è che sempre si mette allo stesso tempo tipo si può dire estas construita Te l'ho o appena detto. Cioè, se tu ce l'hai già a casa il tavolo di metallo, tu ce l'hai, tu ci tablo estas construita per metallo, cioè è stato costruito, è ciò che fu costruito. Pure puoi dire estis costruita, fu quello che fu costruito di metallo, capito? Puoi dire questo, oppure puoi dire estos costruita, sarà quella cosa che è stata costruita. C'è un'estrema, diciamo, possibilità di espressione, puoi dire qualsiasi cosa in esperanto. Puoi indicare ciò che le intenzioni, ciò che è successo prima, quello che sta succedendo adesso, perché puoi utilizzare il presente, il passato, il futuro del verbo essere, e puoi utilizzare il presente, il passato, il futuro del participio passato. Quindi sulla base di quello che tu intendi dire, sei capace semplicemente con un ausiliare, con un participio passato, di esprimere qualsiasi modalità verbale. Mi sono spiegato? Yes. Facciamo degli Pli a un esempi. mal pli. Pli a un mal pli. Beh, no, vabbè, poi, devi Ah, sempre nella tradurre. pratica.
Allora, devi sempre tradurre quello che stai dicendo. Quindi, estas, estis, estos, è stato e sarà. Poi, il participio passato, se io dico scribata, è ciò che viene scritto adesso. Se io dico scribita, è ciò che è stato scritto in passato. Se io dico scribota, è ciò che sarà scritto in futuro. Quindi posso dire che questa cosa era, estis, ciò è scribota, ciò che sarà, che sarebbe stato scritto dopo. Posso questo dire, volevo capito? chiedere. Sì, io Quindi posso dire. Non sempre Dipende da quello che puoi dire, dipende da quello che puoi. Danco. Allora, quindi esti scribata significa essere o venire scritto adesso. Esti scribita significa essere stato scritto. Esti scribota significa essere da scrivere, cioè essere che sarà scritto. Nel modo indicativo, l'etero è stata scribata, una lettera viene scritta adesso, oppure scribita è stata scritta, scribota per essere scritta. L'etero estis scribata, una lettera era o stava venendo scritta. Estis scribita, era stata scritta. Estis scribota, stava per essere scritta. L'etero estos scribata, una lettera sarà o verrà scritta. Estos scribita, sarà stata scritta. Esto scribota starà per essere scritta. Quindi, come vedete, potete sbizzarrirvi su quello che volete dire. Se vogliamo passare al modo condizionale, l'etero estus scribata, una lettera verrebbe scritta, scribita verrebbe stata scritta, scribota sarebbe per essere scritta. Il congiuntivo, che l'etero est scribata, che una lettera sia o venga scritta adesso, che l'etero estu scribita, che sia stata scritta, che l'etero estu scribota, che stia per essere scritta. Poi ci sono le forme gerundive, scribate, essendo venendo scritto, scribite, essendo stato scritto, scribote, essendo per essere scritto. Se vogliamo fare un esempio, possiamo dire ora il giornale si stampa di notte. Una volta si stampava di giorno. Verrà tempo in cui si trasmetterà per radio. Come vedete, queste sono tutte forme che in italiano diciamo non è chiarissimo che sono passive, perché diciamo ora il giornale si stampa di notte. Una volta si stampava di giorno, verrà tempo in cui si trasmetterà, quindi la mettiamo come se fosse una sorta di riflessivo. In realtà in Esperanto, ovviamente, siccome il fatto che il giornale viene stampato di notte, viene trasmesso per radio, una volta veniva stampato di giorno, quindi nun la giornalo estas presata dum nocte. Quindi adesso il giornale viene stampato, presivo si dice stampare, estas presata dum nocte, quindi è ciò che viene stampato di notte. Iam, cioè una volta, gi estis presata dum tage, una volta si stampava di giorno, dum tage, durante il giorno. Estonte, cioè in futuro, gi estos dissendata radie. Sendi vuol dire mandate, dissendi vuol dire trasmettere, quindi diciamo mandare in onda se vogliamo, radie, radio è raggio diciamo, oppure anche radio, e radie è ovviamente utilizziamo l'avverbio per dire per radio, quindi nun la giornalo est espressata dum nocte, iam gi est espressata dum tage, estonte gi estos dissendata radie. Se vogliamo dire la frase, al suo arrivo il primo atto era già stato rappresentato, il suo si riferisce a una donna, diciamo, ricordate questa preposizione che si utilizza quando non sappiamo come quale altra preposizione utilizzare, iescia al veno, quindi al suo arrivo, la unua acto, qui si usa l'ordinale perché il primo atto è ordinale, Anitta, quindi la unua acto, estis iam representita, quindi estis era ciò che era già stato rappresentato, quindi iescia al veno, la unua acto estis iam representita. Vi è chiaro tutto questo? Comunque poi facciamo gli esempi e ovviamente lo vedremo meglio.
Il prefisso ec, ve lo ricordate, era l'inizio di un'azione o un'azione momentanea. Paroli, parlare, ec paroli, prendere la parola. Sì, sapere, ex sì, è venire a sapere. Crio, crio è un grido, ec crio è un'esclamazione. Il suffisso ebl indica la possibilità. Credi vuol dire credere, credebla è credibile. Leghi vuol dire leggere, legebla è leggibile. Ciu tio estas ebla, è possibile ciò? Ciu tio, cioè questo, estas ebla, possibile. Che ovviamente anche il suffisso può essere trasformato in un verbo, in un aggettivo, in un nome, in un avverbio e così via. Quindi, ciu tio estas ebla, quindi possiamo dire, è questa cosa possibile? Oppure possiamo anche metterla con un avverbio. Ciu tio estas eble? E possibilmente e questo è, quindi dipende anche da come noi vogliamo rendere la frase. Allora, cominciamo con su questo capitolo, la traduzione delle frasi, e ovviamente prendiamo una a caso. Giuliano, Giuliano? Pronti? quando devo prendere una a caso, prendo Giuliano. Prendiamo una a caso, Giuliano. Ecco qua. Allora, la libro estas verkita. Allora, la libro estas verkita. Poi gi estas non, gi estas pli interesa ol ciui aliai vercoi de tiu autoro. Piano, 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 piano. Interesa? Gi estas pri interesa ol ciui aliai vercoi de tiu autoro. Ol ciui? Aliai vercoi de tiu autoro. De tiu autoro? De tiu autoro, è singolare, de tiu autoro. Autoro. Finita? Yes. Allora, il libro è stato scritto. Bravissimo, esatto. No, se avesse scritto estas mercata, avresti dovuto dire il libro sta venendo scritto adesso, invece estas verkita è stato scritto, quindi è già stato scritto, giusto, bravissimo. Ok, esso è più interessante, giusto? Sì. Esso è più interessante ol ciui ciui alia vercoi de tiui Aliai, ciui aliai vercoi. aliai vercoi di tutti gli altri libri di questo autore. Verco, sì, diciamo che più che libro, perché sennò vercoi sono di tutti, diciamo, gli scritti Versi. di quell'autore, Agli capito? Di scritti. tutti gli scritti di quell'autore, perché Verchi vuol dire scrivere, nel senso di scrivere un Ah. saggio, un libro, un tema. Cioè, Verchi è un, diciamo, è un'opera, se vogliamo, è un'opera scritta, se vogliamo dire in italiano, per realizzare un'opera. Comunque, hai tradotto benissimo. De tiu autoro, non è di questo autore, di quell'autore, perché Di se tu lo vuoi citare, ci quell'autore. devi mettere C. Se volevi dire di questo autore, dovevi dire de citiu autoro, ma siccome in questo caso è de tiu autoro, è di quell'autore. Comunque Sì. hai tradotto correttamente. Se Chewy volete, Products, ripeti? sì, Chewy Products. certo, anche è No, 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 ho premuto. voluto la pausa della registrazione, perdonatemi. Vai, vai, vai. Allora, Anita, vai, 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 vai. Mi ne memoras, mi ne scribis, perdono. Aia. Allora, la libro è sta sverchita. Ah, il libro è la libro È è sta sta sverchita. sverchita. Il libro è stato scritto.
Ci estas pli interesa? Ah, yes. Ci estas pli interesa? È più interessante? Ol ciui aliai vercoi de tiu autoro? Ol ciui aliai vercoi de tiu autoro? Sì. De tiu autoro. Esso è più interessante di tutti gli altri versi scritti, di tutti gli Versi, altri versi, scritti, Anita. di tutte Non le sono altre versi. opere, di tutti gli Sì. altri scritti di quell'autore. Sì. Dennis, lo vuoi dire pure tu? La libro estas verkita, gi estas pli interesa, o ciui aliai vercoi de tiu autoro. Il libro è stato scritto, esso è più interessante di tutti gli altri scritti di quell'autore. Benissimo. Poi Dennis adesso. Mia amico e cantis mal rapide. Mia amico e cantis, due K, mal rapide. Cai niciui estis charmatai delia bella vocio. Cai niciui estis charmatai delia bella vocio. Bella? Delia bella vocio. Vocio significa? È voce. Ah, vocio. Yes. Allora, mio amico è cantis mal rapide. Il mio amico cantis cantare. Ec cantis. Cioè, Canti prefisso cantare. ec, inizio, se ti ricordo. Mio amico iniziò a cantare mal rapide. Lentamente. Bravo. Cainici ui estis charmata e delia bella voce. E noi tutti fummo affascinati dalla sua bella voce. Esatto. Vai Anita, se lo vuoi ridire. Mio amico e cantis mal rapide, cai nici ui estas estis charmatai delia bella vocio. Il mio amico iniziò a cantare lentamente e noi tutti fummo affascinati dalla sua bella voce. Vai Brava bravissima. Brava Denis, amici ui, minetsis, mine memoris, brava Denis. Allora, Yes. Giuliano, dillo pure tu la frase, poi la traduci e andiamo avanti. Allora, mio amico è cantis mal rapide, cai, nici uestis, com'era la parola dopo estis? Charmatai. Charmo è fascino, charmo è come dal francese charme, ma in scrasi c'è charmo il fascino, quindi charmata e affascinato. Delia bella voce. Delia bella vocio. Il mio amico iniziò a cantare lentamente e noi tutti fummo affascinati, no, come si dice? Sì, è giusto. Sì, dalla sua bella voce. Bene, Anita, ciù la libro esta spresata nun? Ciù la libro esta spresata nun? Esta spresata nun. Yes. Yes, gi esta Mi traducas. No, che traduci? Dobbiamo finire la frase, dopo traduci, oh, state bene. Ah, yes. Allora. Yes, gi estos presita antau la fino de tiu ci monato. Gi estos yes. presita antau la fino de tiu ci monato. Yes, antau la fino de tiu ci monato. De tiu ci Yes. monato.
Allora, il libro è stato stampato nunc ora? Non. Non. Sì, non è ora, ma non è la traduzione corretta, è stato stampato. È Perché stampato ora? sì, viene stampato adesso, cioè praticamente è in stampa. Il libro è in Ah. stampa adesso. È in Yes. stampa adesso. Yes. Sì, è Presita. No, stato stampato prima. gestos presita. Ah, allora sarà quello che è stato stampato. E quindi possiamo dire sarà stampato Sarà anta o stampato latino. prima della fine di questo mese. Perfetto. Giuliano, ciu la libro est spesata nun? Aspetta, che sto scrivendo. Cioè, ha Ammazza. fatto prima Anita a tradurre che io a scrivere. Arrivo, eh? Allora. Ciu la libro estas presata nun? Yes, gi estus am... Estos. Ah, estos, antaŭ la fine de tiu La ci... fino, la La fino, la fino. fino de tiu ci monato. Yes. Il libro è in stampa adesso? Esso sarà stampato prima della fine di questo mese. Ottimo e abbondante. Vai, Denis. Tulia libro estas presata, nun yes, gi estos presita antaŭ la fino de tiu ci monato. Il libro in stampa adesso, sì, esso sarà stampato prima della fine di questo mese. Bene, vai Denis. Quiam ni estos captitai, ni ne povos plus promeni. Quiam ni estos captitai, ni ne povos plus promeni. Quando noi saremo Capti vuol capita, dire quando catturare. noi Capti vuol saremo dire catturare. catturati, Yes. non potremo più passeggiare. Bravissimo. Perfetto. Yes. Giuliano, vai. No, no, Aspetta, io non ho Anita, finito Anita. di scriverla, Ah, allora, comunque. Anita, se ce l'hai, se hai Ah, scritto già, chiam ni estos captitei. mi Allora. ancau, chiam ni estos captitei? Ni ne povos plus promeni. Ne povus Povos, ni ne povos plus promeni. pli Plus, plus, ne plus, pov plus, plus promeni. plu promeni. Quando saremo Finiamo dopo che manca meno di un minuto. ok. Quindi così mi sembra più democratico, Maurizio. La frase la diciamo tutti e Vabbè, tre. io non ho particolari problemi con la democrazia, quindi va Così benissimo. va bene, così va bene. Andiamo Ok. avanti alla prossima cosa. Ok, usciamo allora, va bene. Sì, ci vediamo tra un attimo. Bene. Boh, ma Non so col dovrebbe... computer, eccolo, Ah, eccolo. eccoci. Oh, perdonatemi, ho la connessione lenta, però intanto mi vedete, niente, non è. Allora, vai Giuliano, chiam ni estos captitai, ni ne povos plus promeni. Allora, quiam ni estos captitai, Ni niam ne ne povos, povas, ni, no, no, solo ni ne povos plus promeni. ni ne povos plus promeni. Quando noi saremo catturati non possiamo più passeggiare. Povos. Povos. Che tempo è? No. Povos è futuro, quindi non potremmo. Non potremo più passeggiare. Non potremo più passeggiare. Giuliano, questa è brevissima, quindi te la giro subito. Si digiu cae auscultu.
Si vidiu kai auscultu, finisce qua. Si vidiu kai auscultu. Mi pare sardo questo, si vidiu Kai auscultu. Allora, siediti e ascolta. Esatto. Brava! A chi ti direi ma siete ma sindi? Ok. Come si dice a chi ti chiede? A siete ma sindi? Ah, siete, yes. Ok. Vabbè, senza questo che facciamo il giro, perché questo è molto semplice. Si dice e ausculto. Sono due imperativi. Ci sta questo prefisso, suffisso ig, che appunto è un medio passivo, e poi ausculto, ovviamente, stai a sentire. Allora, Denis, siete d'accordo, ragazzi, che la smettiamo qua? È inutile che la ripetiamo. Sì, siete d'accordo o no? Volete? Sì. Allora, Denis, mia colero estas grandega, char via crimo estas necredebla. Cae vi estas tiel culpa, chi è la plei granda culpulo. Mamma mia. Allora, mia colero estas grandega. Mia colero estas grandega. Char via crimo estas necredebla. Char via crimo estas necredebla. Cae vi estas tiel culpa, Kiel la plei granda culpulo. Kai vi estas tiel culpa, kiel la plei granda culpulo. Di estas? Chi tiel culpa, kiel la plei granda culpulo. Poi ne voglio pure io una così, eh. Vabbè, tanto la facciamo tutti insieme, quindi che problema c'è? Dunque, la nostra collera. Mia colero, né mia, mia, la Via, mia colero, estas. via. La mia collera La mia rabbia, estas grandega. è enorme, Yes, char via crimo estas necredebla. poiché primo. Beh, è facile, crimo è crimine, la tua colpa, il Poiché tuo crimine. il tuo crimine Estas necredebla. non è credibile, È incredibile, è sì, incredibile. necredebla, incredibile. Oppure non è credibile, certo, la stessa cosa. Cae vi estas tiel culpa, chiel la plei granda culpulo. E tu sei Tiel culpa, chiel la plei granda culpulo. Qui ci sono questi correlativi, che ovviamente sono correlativi di modo, quindi tiel, chiel, tiel colui? così come, tiel è No. così, chiel è come. Tu sei così come Tiel dunque, culpa. ho capito, ok. Tu sei così tanto colpevole? No, no. E certo, Yes. culpo è colpa, Così colpa è tanto quello colpevole che chi è la plei grande culpulo? come la più grande. La plei grande culpulo, culpulo, ti ricordi il suffisso? Indica un individuo. Colui che È quello che appunto ha la colpa, quindi il colpevole. a quel pulo con la P. Culpulo, culpulo. Ok. Allora, qui vedete che c'è questa caratteristica, che appunto c'è una differenza fra
colpevole aggettivo è individuo colpevole, che quindi nel primo caso è chi è il culpa, così colpevole, chi è la pre grande culpulo, cioè come il più grande colpevole di tutti, quindi potremmo dire C'è proprio l'attitudine un di essere delinquente, colpevole. insomma, uno che abitualmente, diciamo, c'ha la colpa, in sostanza, è uno che diciamo, Abitudinariamente. abitudinariamente, esatto, è il colpevole. Va bene, Giuliano, se la vuoi ridire, poi la ritraduci e poi la facciamo dire a Anita, vai. Mia colero estas grandega, char mia crimo, Via, via, Crimo, via, Crimo. via. Certo, via, Crimo, estas negredebula. Allora, via crimo estas ne credebla, kai vi estos tiel culpa, Estas, vi estas, vi estas. estas tiel culpa, chi è la plei granda culpulo. Allora, la mia collera o arrabbiatura è grandissima, si può dire grandega? Grandissima. Certamente, sì, è un Forza. accrescitivo. Sì. Ok. Denis ha detto enorme, che è certamente anche correttissimo, ma si può anche dire grandissima, certo. Ok. Poiché il tuo crimine è incredibile o non è credibile? Esatto, è incredibile, È esatto, il tuo incredibile. crimine è incredibile. E tu sei così colpevole come il più grande colpevole. Esattamente, sì. Bravo. Anita, rileggi e traduci. Mia colero estas grandega, char via crimo estas necredebla, kai vi estas tiel culpa, kiel la plej granda culpulo. La mia collera è molto grande, perché la tua colpa, il tuo crimine è incredibile. E tu sei così colpevole come il più grande uomo che ha l'attitudine di essere colpevole. Mazzo, com'è? Vabbè, ok. Come Adesso l'uomo che tocca abitudinariamente è sì. colpevole. Allora, Anita, questa è per te. La domo estas construata de signoro nulo, la fama architecturisto. La domo estas construota de signoro nulo, la fama architecturisto. Allora, la domo estas costruota? De signoro nulo, Nulo. la fama architecturisto. Architect. Turisto. Yes, la domo estas construota. Yes, costruota. Signoro nulo, nulo. Sì, yes, nulo, NULO. La fama architecturisto. Allora, la casa verrà costruita dal signor Zero, Bravissimo. dal signor Zero, Eh sì, nulo è zero, sì. il famoso architetto. Yes, va bene. Dennis, se la vuoi ridire. La domo estas construota de signoro nulo, la fama architecturisto. Yes. La casa verrà costruita dal signor Zero e il famoso architetto. Sì, Giuliano. Allora, la domo estas costruota de signoro nulo, la fama architecturisto. Quindi la casa verrà costruita o sarà costruita, uguale? È uguale, è la stessa cosa, in italiano è Ok. uguale. Ok, dal signor Zero, il famoso architetto. Bene, questa Giuliano è per te. Kiam la cheloi estas construita, eh? Aspetta, Kiam piano, piano che la. devo cambiare il foglio. Yes. Allora.
ha scritto più del previsto. Allora. Kiam lakeloi estas? Kiam lakeloi estos construitai? Allora, kiam la? La keloi estos construitai? Construitai? Yes. Estas construitai? La oni e construos la teretagon. La allora. La boni. Allora, chiam la cheloi. Chiam la cheloi. Estos construitai. Construitai. Oni e construos la teretagon. Ter etagion. Ter etagion. Oni ec costrui, costrui. Ec costruos, ec costruos la teretagion. Ec construos la teretagion. La teretagion. Allora, Giuliano, la cheloi sono le cantine. Allora, quando quindi le cantine. Estos construitai. Sono state costruite. E saranno costruite. Quando le cantine saranno costruite, oni e construos. Quindi sì, oni in personale, sì, ec construos, quindi c'è il prefisso ec, che come se ti ricordi vuol dire cominciare. Sì, ec construo. Ec construos. Oni e construos. Sì, allora, ec iniziare la costruzione, quindi si inizierà. Bravo, la costruzione. La teretagion. La teretagion. Tero che vuol dire? Tero che vuol dire? La terra. Etagio che cos'è? Etagio non me lo ricordo. È il piano. Ah, piano terra. Certo, quando hai fatto le cantine per il piano terra. Ah, c'è ragione. E voi non c'ero arrivato. Allora, rileggi e ritraduci, vai. Allora. Chiam la kelkai estos La cheloi, la cheloi, cheloi. Estos construitai. La oni e construos la teretagion. Quindi quando le cantine saranno costruite, si inizierà il piano terra. Sì, si inizierà a costruire il piano terra. Sì, ok. Anita? Chiam la cheloi estas Estos, estos, estos. Estos, yes. Oni e construos la teretagion. Quando le cantine saranno costruite, si inizierà a costruire il piano terra. Perfetto. Vai, Denis. Iem lakeloi estos construitai, oni e construos la teretagion. Quando le cantine saranno costruite, si inizierà a costruire il piano terra. Bene, tocca a te, Denis. La vagonaroi ebligas. Com'è? La vagonaroi ebligas rapida in transporto in kai alilochigio in
alilokijoin. Trasporto in Kai alilokijoin. Alilokijoin. vagonaro e i vagoni, no. No, perché vagonaro, un insieme di vagoni, quindi un insieme di vagoni, come si chiama? Treno. Quindi la I vagonaro, treni, insieme di treni, i e treni, bigas. i treni, ebblighi, Allora, significas, se abbiamo detto che il suffisso ebl indica la possibilità. ah, Quindi ebblighi è il ok. verbo che significa. Sono in grado di No, 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 andare. ig è fare. Con, diciamo, è un verbo attivo. Quindi ebligi significa far possibile, cioè. E Possono no, andare. ebligi, diciamo, renderà Ah, possibili, ok. Ho farà capito. quindi permetterà. Rapida il trasporto in kai alilokijoin. Permetteranno rapidi trasporti rapidi. Kai alilokijoin. Qui è una, sicuramente sai il significato se ci ragioni sopra. Loco che vuol dire? Il luogo. Luogo. Lokijo che cosa può significare? Lokijo. È il suffisso del divenire diciamo, del medio passivo. Quindi, Ah, altri luoghi. no, 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 lokigi vuol no. dire alloggiare, cioè diventare, cioè andare, farsi Ah, ok. luogo, alloggiare. Aliloco è un altro luogo, quindi alilokijoin sono che cosa? I trasferimenti. Treni Per il per fatto di treno, andare ad abitare da trasporti. un'altra parte, capito? Lokigi E alie. traslochi, traslochi. Esatto, i traslochi, sì, traslochi. Andare da un'altra parte, quindi alloggiare da un'altra parte, quindi è un trasloco. Io avrei tradotto come Dennis, paro paro, tutto. Che vuol dire? È che avevo capito esattamente, avrei tradotto distinto come ha tradotto Dennis. Come ha no, Denis ha tradotto bene. No, Ha detto trasloco. inizialmente Ah, ebblighi e alilokijoi rendere anch'io ho possibile significa, pensato sì, rendere possibile. Va vabbè. bene, allora, Giuliano, vai, la vagonaro e bligas rapida in trasporto in kai alilokijoi. Allora, i treni permetteranno trasporti rapidi e ali alloggiare. Com'era l'ultima parola No, invece? lokigi alloggiare. Ah, Loki. Alilokigi vuol dire alloggiare altrove, cioè traslocare, quindi è traslochi. Ah, quindi va tradotto in traslochi. Beh, io direi così, alloggiare altrove, secondo me, andare ad alloggiare altrove significa traslocare. Ok, O anche traslochi. trasferimento, puoi anche dire trasferimento. Trasporti e trasferimenti. Possiamo dire. Forse suona meglio trasferimenti in questo Beh, caso. sì, trasferimenti, certo. Iema. Sì, tocca a te adesso, Anita, la vagonaria e bigas rapida in trasporto in kai alilokijoi. I treni renderanno possibili Perché al futuro? E bligas rendono possibile. rendono possibili rapidi trasporti e trasferimenti o traslochi, che Va bene, dir si tocca a voglia. te Anita, adesso l'ultima frase che traduciamo dall'esperanto. La arestitoi estas tiel multai. La arestitoi estas tiel multai che la malliberejoi ne sufficias por ĉiuj.
la arestito yes. estas tiel multaj che la malliberejoj ne sufficias por ĉiuj. La mallibere liberejoj ne sufficias por ĉiuj. Ne sufficias por ĉiuj. La arestitoi. Mine... Aresti, secondo te che può significare aresti? Ah, aresti? Gli arrestati? Gli esatto. Arrestati? Gli Esta arrestati tenuta. Sono così tanti che... La mal libereioi. Yes. Le anime libere. No, che anime libere? Ah, no. Aspetta qua. Mal. Le prigioni non sono sufficienti per tutti. Perfettissimo, grande. Vai Tanto. Dennis, vai Dennis. La arrestitui estas. Perdono, arrestitui con la H. No, non ho detto arrestito, ho detto arrestito, A-R-E-S-T-I-T-O-I. Arrestitui, arrestitui, estas tiel multai, kiel la malliberejo. Che, non kiel, che la malliberejo. Che la malliberejoi ne sufficias por ciui. Vai. Gli arrestati sono così tanti che non mi ricordo più quel Allora, malliberivi. libera che vuol dire? Ah, le prigioni non sono Bravo. sufficienti per tutti. Perfetto, Ok. esatto. Vai, Giuliano. La arrestitoi estas tiel multai che la malliberejoi ne sufficias por ciui. Quindi gli arrestati sono così tanti che le prigioni non sono sufficienti per tutti. Vabbè, se me la fate per ultimo io gradisco, così tipo che è fatta bene e letta bene. Però adesso mo te tocca la frase da tradurre dall'italiano in esperanto. Te tocca proprio a te. Però è facile questa qua, dai. L'Italia, Italia, l'Italia, ok. ha dei giardini deliziosi. Poi? Basta. Ah, basta? Allora. La Italuio. L'Italuio. L'Italuio. No, l'articolo qui non ci vuole. Italuio. E l'Italia è Italando. Italuio. Italando. Italuio, Italio, E mi anche sono Italando. sbagliato. Ti metti subito l'articolo. In italiano ci si mette, ma in esperanto no, Italuio, Allora, basta. no, se io faccio Italialando, Va sto male. bene. Allora, se dici Italialando, devi dire la Italialando, la terra italiana. Se Allora. invece dici l'Italia, dici soltanto Italio oppure Italuio, come vuoi tu. La terra italiana havas. Aspetta, questo lo devi dire sperando. La terra italiana è italiana. Comunque l'Italia si dice Italio. Non devi dire la terra Italia, devi dire Italia, quindi Italio. Italio, aspetta che la riscrivo. Ha dei giardini deliziosi. Havas giardenon no, Giardini. giardinoi. Ma no, giardino l'avevi detto bene, però poi l'avevi Giardenoi. detto pure. Sì, ma havas giardino? Havas. Havas.
Giardenoin. Bravo. Ah, beh, vedi che c'era l'accusativo, mi sembrava. C'è l'accusativo. Deliziosi. Ti ricordi come si dice? No. Agrabla si dice delizioso, gradevole, insomma, sarebbe una cosa del genere. Quindi, Giardenoin, yes. Charmeto in... Ah, va bene anche, affascinante. Però sarebbe affascinante. Ah, Certo, se tu ci metti agrabla. possiamo pure, beh sì, Charmeta in, sì, si può anche dire, un po' affascinante, cioè, Agrabla. sì, l'hai messo un Yes. po', ci hai messo il diminutivo, in effetti sì, va bene. Allora, Giulia, stiamo aspettando la traduzione. Allora, l'Italia dei Allora, giardini deliziosi. Italuio avas giardeno in agrablai. Agrabla? Agrabla? In. Certo, devi concordare l'aggettivo col sostantivo. Giulia, che cavolo. Te l'ho detto, Vabbè. fammela dire per ultimo, falla dire agli altri. Allora, Anita, se lo vuoi dire tu, l'Italia dei giardini deliziosi. La Italia Ah, pure tu Lando. pure ci La metti. Italia Lando. Ma Oh. no, ma Italia si cita io, perché volete dire la Italia là? Italio au Italuio avas giardeno in cia agrabla in. Perfetto, vai Denis. Italio havas giardenoin agrablaen. Perfetto, adesso tocca a te, Denis. Anche per te una frase velocissima. Datemi un po' di denaro. Donu al mi kelkain Aspetta, aspetta, monoin. un po'. Qui è un po', non è qualche, un po'. Ah, Ti giusto. ricordi come si dice un po'? Quantità? Indefinito, quindi è Iom, esatto, Iom di Iom denaro. da monoin. Perché mono? Un po' di denaro è singolare, damo? Da mono, Iom da mono. Esatto, certo. Non mettere l'accusativo quando c'è una preposizione, La preposizione, non, giusto. perché quando c'è Maurizio? una preposizione non va l'accusativo. Sì, dimmi. Po de mono? Po de mono? No, né? No, un po' si dice io, ma non si dice un po'. Ah. Po' Questo è romanesco, Questo è a Roma. di Allora... pomodi, cos'era po'? Cos'era po' allora? Non me lo ricordo. è un suffisso, che diciamo, è un suffisso distributivo. Un Distributivo. Ah, uope vuol dire uno alla volta, duope a due a due, ok. Danco. triope a tre a tre, così Danco. così. Allora. Danco. Adesso sì, adesso Giuliano, datemi un po' di denaro. Dono al mi iom da mono. Anita. Dono al mi iom da mono. Allora, Cervantes, a te Anita, morì Yes. nel 1616. Cervantes morì nel 1616. Egli aveva 69 anni. Aveva 69 anni. Cervantes. Oh mio Dio. Morì. Non me lo dire, eh? Aspetta, scusami. Io sono il religioso silenzio. Mortis, mine Bravissima, memoras. Mortis. Mortis. Nel In 1616. 1600. Dexes. Bravissima! Egli aveva 69 anni. Li avis ses dec nau iaroi iaroin Ecco. Brava, ne però ne giuro, no, sì. No, era vecchio di 69 di hai 69. detto, stai calmo, hai detto benissimo, egli aveva 69, vecchio perché vuol dire vecchio? Egli E aveva perché 69 anni.
Scusa, non c'è un altro modo? Spesso c'è un altro modo, però devi dire, se vuoi dire in un'altra maniera, devi metterlo come un aggettivo. Quindi devi dire li estis sesdek nau jara, cioè era, aveva, cioè egli era 69, no, no, sessuagen, ses, come si può dire? 69, no, 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 69. Egli puoi dire aveva 69 li habis sesdek nau jaroin, oppure puoi dire oppure li estis sesdek nau jara, sesdek nau jara, e questa jara diventa tutta la parola estis sesdek nau jara. Cervantes mortis en 1616 li habis sesdek nau jaroin, au li estis sesdek nau jara. Bravissima. E, Dennis, lo vuoi dire anche tu? Cervantes mortis en 1616 li havis sesdek nau jaroi. Jaroin. Sesdek nau, cioè quando se il verbo avere c'è il complemento oggetto, ragazzi, ogni volta che li dite avere dovete mettere l'accusativo, no? Complemento oggetto, sì. Sesdek nau jaroin. Allora, Giuliano, vai tu. Cervantes morì nel 1616. Cervantes mortis en 1616. Grande Giuliano. E gli aveva 69 anni. Li havis sesdek nau jaroin. Ok, tocca a te Giuliano. Anche questa frase è velocissima. In nessun luogo trovai la neve sul monte. In nessun luogo trovai la neve sul monte. Anche qui in nessun luogo, ovviamente, anche qui c'è il correlativo, diciamo il negazionale, quindi se ti ricordi come si dice. E in nessun luogo no. Allora, dove come si dice? Dove? Dove si dice chi è? Eh sì, era giusto, stavi dicendo giusto. L'hai detto. No, come si dice? No. Chi? Chi? Dove allora, si dice? Chi è? Bravo. Allora, quindi dove, in tutti i luoghi si dice chi è. In nessun luogo che ci devi mettere prima della E? Non mi ricordo. Nessuno, come si dice? Neniu. E quindi in nessun luogo? Neniu. Ma che neniu, nessuno. In nessun luogo. Se chi è vuol dire dove? In nessun luogo, neni? Non mi ricordo. Scusa. Neniam, no. La desinenza del luogo qual è? E non me la ricordo. Ma te l'ho detto mo, è chi e dove. Quindi prima. La desinenza è? E quindi? Qual è la lettera finale? La lettera finale di chi è? Qual è? La lettera finale di chi è la E? E quindi in nessun luogo, neni? Nenie. E certo. Allora, nenie è in nessun luogo. E certo. Giusto? Eh sì, molto potente. Giulia, in Esperanto ci devi ragionare un po'. Se ma no, non me ne ricordo tutte queste ma cose. Che devi ricordare? Se ti ho detto chi è, vuol dire dove? Neni, nessun boss, neni, è ovvio, no? Vabbè. Allora. Trovai la neve sul monte. Nenie, mi trovai. Trovis, Mi trovis? Mi trovis la neve sul monte.
Mi trovis la naggio sur L'attanaggio. la... Mi trovi? Allora, guarda, mi trovi che cosa? Ricordati, se qui c'è un complemento oggetto. Mi trovi? La neve, come si dice? Negio, negio. Negio, cioè, va per un Negion. Bravo, mi trovi negion Mi sul trovi monte. Negion monte, come si dice? Come in italiano, uguale, tali A effetti. monte? Monaci monte. Il sostantivo come finisce, Giulia in esperanto. Guarda, mi fai fare certe sudate quando mi dici queste cose che non me le ricordo. Come ti ricordi? È tanto semplice, tutti i sostantivi finiscono per... Oh. Quindi, sur la... Monto. Eccola qua. Allora, ridile. E ritraduci in esperanto, vai. Allora, in nessun luogo trovai la neve sul monte. Nenie mi trovis Negion sur la monto. Grande Giuliano, ottimo. Nenie Allora, Dennis, vai. mi trovis Negion sur la monto. Anita. Yes, nenie mi trovis negion sulla monton. Perché sulla monton, Sulla Anni? monto, sulla monto. Sorry, perdono, perdono. Perché giustamente non Allora. posso sbagliare sempre io. Allora, Per solidarietà, ogni tanto Anita e Dennis. Dennis, grazie per la solidarietà, così Io si può. l'accusativo ce l'ho picco dentro. Io ho Va l'incubo bene. dell'accusativo, ve lo dico da Yes, adesso. mi dame, mi anca, anca un mi. Allora, Dennis, io mi ricorderò sempre. Oh, Io mi ricordo. ragazzi, manca un minuto, quindi Ah. eccoci. Allora, scrivete la frase così me la traducete sul gruppo e poi vi mando le altre frasi. Allora, Vai. io mi ricorderò sempre.